Buon pomeriggio a tutti. E anche sul nostro territorio purtroppo si cominciano a verificare dei casi di positività, quindi ho ritenuto importante registrare questo messaggio per portare a conoscenza tutta la cittadinanza quello che sta effettivamente accadendo, per spiegarne anche esattamente i contenuti. L'ASL locale in queste ore ci ha comunicato che due soggetti sono stati riscontrati positivi al Covid-19. Una donna in particolar modo ricoverata al NOA, ma in buone condizioni di salute, e un uomo, anche lui in buone condizioni di salute, sottoposto a regime di quarantena con sorveglianza attiva presso il proprio domicilio. Si attendono i risultati per quanto riguarda la moglie di quest'ultimo. Su disposizione dell'azienda sanitaria, quindi, ho firmato quest'oggi ben 27 ordinanze di quarantena. Ed altre richieste arriveranno nelle prossime ore per tutti i familiari e persone che hanno avuto contatti con i due soggetti risultati positivi. Questa è una misura cautelare preventiva, ovviamente, che non deve allarmare oltre quello che è necessario, però è opportuno che tutti sappiano che questi casi si stanno verificando, come probabilmente si continueranno a verificare nel nostro territorio, come in altre parti del nostro paese. Si tratta quindi di casi isolati, sappiamo l'origine e la provenienza di questi contatti e l'amministrazione comunale su disposizione della ASD sta attuando tutte le procedure necessarie al contenimento della diffusione del virus. Stanno arrivando anche in queste ore segnalazioni da parte di molti cittadini di persone che sarebbero giunte da fuori zona o da regioni del nord Italia. È bene chiarire che in questo momento non abbiamo nessun potere e dovere di verificare puntualmente quali siano queste persone e per quale ragione siano giunte in prossimità del nostro territorio, probabilmente per raggiungere le loro seconde case. L'importante è che queste persone non provengano dalle zone rosse dalle quali è vietato uscire. Quindi direi che al momento non abbiamo segnali di questo tipo e pertanto raccomando a tutta la popolazione di mantenere comunque la calma, di essere tranquilli e è consigliabile, come è stato più volte detto, di non partecipare a luoghi, eventi, di non frequentare situazioni in cui ci sia un sovraffollamento tale per cui si possa mettere a rischio l'eventuale contagio e soprattutto quello di continuare responsabilmente a rispettare le norme igieniche sanitarie che sono state consigliate e che vorrei ricordarvele puntualmente. Lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, starnutire o tossire in un fazzoletto, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal proprio medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol e di cloro e usare la mascherina se si sospetta di essere malati. Queste sono le prescrizioni, le cautele che vengono raccomandate e che riteniamo importanti che tutti debbano rispettare nell'interesse proprio e anche quello degli altri. Quindi vi chiedo in questo momento, delicato momento, momento anche nuovo per la nostra società, ci troviamo ad affrontare un pericolo che in parte stiamo imparando a conoscere, ma che può avere ancora dei margini di dubbio su quello che possa accadere, però questo non ci deve far preoccupare perché sappiamo che tutto ciò che è necessario apprestare da parte del governo, da parte delle regioni, province, da parte dei sindaci, da parte della scienza, da parte di tutti i medici, gli infermieri, viene messo in atto. Questo a tutela, salvaguardia della salute pubblica. Quindi chiediamo a tutti voi la massima collaborazione e attenzione. Dobbiamo essere pronti ad affrontare anche giornate come questa e ce ne saranno sicuramente delle altre. Questo non vuol dire che la situazione non possa essere comunque tenuta sotto controllo e fare in modo che tutto questo possa poi alla fine svolgersi in modo tale da non avere ripercussioni gravi sulla nostra salute e sulla salute in generale.
Soprattutto ricordo l'invito del Presidente Mattarella, quindi a restare uniti, ad avere fiducia nelle istituzioni, ad essere responsabili e coscienti e quindi a partecipare insieme a tutto il resto della comunità a questo percorso che dovremo vivere assieme. Stiamo monitorando, questo lo sappiate, costantemente la situazione, siamo in contatto con gli altri colleghi sindaci, con il Presidente della provincia, con la prefettura, con le autorità regionali, con le autorità sanitarie, quindi il contatto fra le istituzioni è costante e sappiamo che per questo tutti quanti dovremmo continuare a svolgere la nostra parte, la nostra funzione. E dobbiamo però anche continuare a vivere, perché ci sono tante situazioni che continuano a mantenersi vive e attive, ci sono locali che con le debite precauzioni si possono continuare a frequentare, ci sono eventi ai quali nel rispetto sempre delle norme di igiene possiamo frequentare, possiamo esercitare attività sportiva fisica nei limiti in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha disposto, quindi possiamo continuare a mantenere il nostro stile di vita, purché tutto questo avvenga sempre nella consapevolezza che c'è un problema che può attingere tutti, può attingere chiunque, ma questo non ci deve però limitare anche nelle possibilità di vivere anche gli spazi aperti, di girare per le strade, per le piazze. E quindi sappiamo anche che questo può avere delle riflessi importanti sull'economia. Anche su questo il Comune di Massa si sta impegnando per trovare tutti quelli che potrebbero essere i possibili rimedi per poter dare un po' di sollievo agli operatori economici, alle categorie, agli imprenditori, a coloro i quali anche vivono di turismo e di commercio. Su questo, come vi dicevo, stiamo lavorando e presto credo che riusciremo a dare le risposte che tutti si attendono da noi. Grazie e mi raccomando, continuate ad avere fiducia, però a rispettare le regole e a vivere comunque la vostra vita nel migliore dei modi.